Buongiorno a tutti, siamo qui con la nostra Lucia Giorgi per parlare di cucina. Ciao Lucia. Ciao Francesca, ciao a tutti. Definisci la tua cucina in 3 parole. Beh, la mia cucina è semplicità, sicuramente risparmio, che non deve mai mancare, ottimizzare i costi e non sprecare nulla. Le tue ricette come sono? Le mie ricette sono basate, partono dalla tradizione, ma le possiamo anche descrivere un po' rivoluzionarie perché mi piace reinventare. Quali ingredienti non possono mancare nei tuoi piatti? Gli ingredienti che non possono mancare sono assolutamente le spezie, gli aromi tutti quanti, mi piace colorare, mi piace profumare e l'aglio più di tutti. A cosa ti ispiri nella loro composizione e come scegli i loro nomi? Mi ispiro sempre alla tradizione, mai dimenticarla, e poi reinvento e il nome dà l'identità del cambiamento. Un gioco di fantasia. La bellezza e il gusto di un piatto vanno in parallelo? La bellezza e il gusto di un piatto dovrebbero andare sempre in parallelo. Spesso mi è capitato, insomma, che delle bellissime fotografie, dei piatti stupendi e poi non reggessero il confronto col palato. Le tue creazioni sono più tradizionali o rivoluzionarie? Le mie creazioni sono assolutamente rivoluzionarie, ma mai dimenticando la tradizione. Hai un blog che si chiama Baciami Subito, che all'interno ha il link pensato per voi. Che funzione ha questo? Il mio blog Baciami Subito è una cucina ermetica e diretta, chiara, onesta. Il blog è pensato per voi, se non trovate sfogliando quello che vi piace, me lo chiedete e io ve lo invento. Hai viaggiato molto, qual è stato il paese che hai amato di più e perché? Il paese che ho amato di più è stato sicuramente l'India. Perché? Perché offre 1000 colori, 1000 profumi. Mille spezie, una cultura diversa, un salto incredibile. L'empatia e la trasparenza sono fondamentali anche dietro i fornelli, oltre che nella vita? Empatia e trasparenza dovrebbero sempre essere alla base della nostra vita in tutte le sue espressioni. La cucina è una grande occasione per essere empatici e per essere trasparenti. Anzi, auguro a tutti quanti un anno nuovo pieno di empatia. Grazie Lucia. Grazie Francesca.